Ciao a tutti, oggi parliamo di acne. Non so se avete visto, sto pubblicando diverse cose sulle acne, anche perché sono usciti dei nuovi prodotti per le acne. Allora, è venuto fuori che ci sono tantissime persone che soffrono di acne non solo in età giovanile, quindi mi state scrivendo in tantissime della serie Martina, brufoletti ovunque, oppure sottopelle. Oppure ho 40 anni e mi vengono le acne. Cioè, perciò un problema sia delle giovanissime, ma anche un'acne tardiva delle persone più grandi. E ora vorrei approfondire con voi perché mi sembra, da tutto quello che mi dite, che l'aspetto delle acne sia conosciuto davvero poco. Perciò iniziamo subito. Le acne da cosa sono provocate? Innanzitutto, considerate che è coinvolta la struttura pilo-sebacea, cioè quella dove noi abbiamo i nostri peletti e la nostra ghiandolina sebacea all'interno. Cosa succede in questo porettino, in questo apparato pilo-sebaceo? Succede che c'è un'alterazione della cheratina, quindi si inizia a formare della cheratina, che è la nostra proteina della pelle, che va ad ostruire questo sbocco del pelo, questo sbocco della ghiandolina sebacea. Cosa succede? Quando si tappa, all'interno abbiamo la ghiandola sebacea e poi abbiamo dei batteri. Fra questi c'è il batterio Propionibacterium, che è un batterio anaerobio, cioè si riproduce in assenza di ossigeno e si nutre di sebo. Quindi, una volta che si è formato questo cappottino, questa chiusura, no, sul poro, quale casa riproduttiva migliore di questo apparato pilo-sebaceo al chiuso, senza ossigeno e con un sacco da mangiare? Questo aspetto sfugge. Perché dico che sfugge? Perché altrimenti non ci si baserebbe solo su un'azione aggressiva e levigante. La prima domanda che ci dovremmo fare è: chi è che può far staccare questo tappino di cheratina se senza ricorrere a un rimedio aggressivo che lì per lì, ovvio, uso un cheratolitico, me lo elimina? Ma cosa succede dopo? Perché quando io ho fatto un peeling chimico, quando io ho fatto un acido retinoico o un salicilico, è ovvio che io nell'immediato ho tolto questo tappino di cheratina. Ma cosa succede poi? Che ne formerà ancora di più? Perché quando io uso un cheratolitico, soprattutto se è piuttosto aggressivo, porto, altero l'idratazione, altero il pH, e pH e idratazione sono quelli che fanno attivare le proteasi. Che sono queste proteasi? Le proteasi sono degli enzimi che sciolgono questi tappi di cheratina e li fanno staccare dalla vostra pelle. Quindi ragionate sempre, fate sempre delle domande. Ok, il levigante ha un miglioramento iniziale quando c'è, però poi cosa succede? Cronicizzo il problema, perché poi una pelle alterata con un pH alcalino sarà debole nei confronti dei batteri, sicché tutti questi batteri non solo avranno un sacco di casine cappate, che sarebbero questo l'apparato pilo-sebaceo, ma ci sarà proprio una maggiore presenza di batteri per una mancanza di difesa da parte della pelle nei confronti di questi microrganismi. Perciò, cosa fare? Prima di tutto, prendersi cura del pH e dell'idratazione con il kit di normalizzazione fisiologica di base, perciò Hydra Milk Cleanser e Hydra Comfort. Mi raccomando, se siete ancora fra quelle persone che pensano che idratare la pelle faccia venire i brufoli, uscite da questo corpo e rientrate nella vostra mente pensante. Quindi, pH e idratazione sono i pilastri. Kit di base, Milk, Hydra Milk, Cleanser e Hydra Comfort. Giorno notte, quindi una procedura estremamente semplice. Al tempo stesso, possiamo fare delle azioni un po' più mirate, quindi questa è l'ABC. Quali sono le azioni mirate? La prima, utilizzare acqua comfort alla lavanda, che è un'acqua che si usa, si nebulizza sul viso dopo la detersione, per controllare i batteri e per mantenere e aiutare il pH a mantenere la sua debole acidità.
L'altro invece è un approccio un pochino più specifico con il kit Acne Spot. All'interno del kit Acne Spot abbiamo il siero che può essere applicato localmente sui brufoletti, sui comedoni, sulle impurità o nella zona T oppure su tutto il viso se il vostro estetismo e la vostra ipersecrezione sebacea è diffusa. La maschera Hydra Sebo Mask è una maschera praticissima da usare la notte, che controlla i batteri e l'ipersecrezione sebacea. Perciò, oltre al detergente e alla crema, possiamo applicare localmente o a livello generale il siero che controlla le acne, la secrezione sebacea e la maschera da utilizzare la notte. E ovviamente l'acqua comfort dopo la detersione, scusate, me l'ho dimenticata. Poi abbiamo anche il Gua Sha Pur. A cosa serve questo benedetto Gua Sha Pur che lo trovate nella vetrina di Natale? Il Gua Sha Pur serve per fare un lavoro di drenaggio profondo. Perché le acne sono legate anche a tutta una serie di fattori interni, metabolici, a tutta una serie, ad esempio, un eccessivo tasso glicemico nel sangue, quindi un apporto glicemico troppo alto. Induce la formazione dei brufoli, oppure un carico di tossine, forte stress, un ambiente inquinato nel quale lavoriamo. Quindi i fattori sono molti. Ovviamente a quello ormai noto che non ho neanche rammentato perché è piuttosto scontato, che è l'aspetto ormonale, per quello molte persone in giovane età ne soffrono. Però ecco, il Gua Sha Pur per trattare le acne è assolutamente indicato perché consente con delle manovre stimolando dei punti specifici di agire un pochino dall'interno su quelle che sono le tossine del tessuto e su quelli che sono, in questo caso, il sistema respiratorio, il sistema dei polmoni, scusate, dei polmoni dell'intestino, che sono sempre coinvolti nel problema delle acne. Spero di esservi stata chiara, di non aver fatto confusione, un video lungo. Perdonatemi, alla prossima.